importante. Salutare Modena, c'è una nota anche di rammarico, di dispiacere, è stato bene in questa città? Ma sono stato bene in questa città, sono stato accolto bene, e ho cercato in tutti i modi di migliorare le condizioni di vita per i nostri cadetti, i nostri allievi. Il palazzo aveva bisogno di una grande manutenzione. Stiamo spendendo 19 milioni di euro per rimettere a posto tutti i complessi dedicati all'Accademia Militare. Ho vissuto un cantiere per questo, per cui ho visto spostare il cantiere da via 3 Febbraio a Corso Canal Grande. E, insomma, c'è un po' di rammarico per aver vissuto l'Accademia anche in mezzo alla polvere, però la soddisfazione è quella di aver raggiunto un risultato, di aver avviato dei grandi progetti e di aver reso anche più fruibile questo nostro palazzo, questa nostra accademia ai modenesi e ai turisti che non mancano. E niente, io sono emozionato, altro non riesco a dirvi. Vi saluto tutti quanti e vi abbraccio. La sua destinazione? Roma, allo Stato Maggiore dell'Esercito. Genera l'indispensabile spirito di corpo.
auguro all'amico Salvatore, al generale Salvatore Camporeale, amico prima che collega, che fra poco mi supererà nel comando, di riuscire a fare con voi le stesse mie esperienze, anzi di migliorarle. Auguro a Modenesi e al loro sindaco, in testa, un futuro di prosperità, di continuare a esserci vicini e a sostenere l'Accademia Militare. Mio padre non mi attende più in parlatorio. E lascio ancora una volta Modena cambiata in meglio. Questo almeno mi sembra. E di questo vi ringrazio. Ringrazio ognuno di voi e continuo a ringraziare il Signore per avermi dato un grande dono, di avermi dato voi. Viva l'Accademia Militare! Intervento del comandante dell'Accademia Militare. Saluto altresì i gonfaloni presenti, ed in particolare il gonfalone della città di Modena, decorato in medaglia d'oro al valor militare, simbolo di una comunità operosa, ospitale e coraggiosa, che mi accoglie per la terza volta e da cui sono legato da profondi vincoli d'affetto. Ringrazio il signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, per il grande privilegio concessomi e per la fiducia accordatami. Infine ringrazio il generale Giuseppe Nicola Cota per il commovente discorso, per la splendida realtà che mi lascia dopo 2 anni di comando e per le parole che ha voluto indirizzare. Caro gemello, perché sono il suo gemello, in queste settimane di affiancamento abbiamo ripercorso assieme gli spazi e la memoria di quella che era la nostra Accademia. Abbiamo ricordato con lo spirito dei 20 anni che nel consegnarmi lo spadino cercasti di toccarmi il guanto, se non la mano, e che prendevi particolare nei quotidiana cura della mia forma fisica, del mio assetto formale e del perfetto ordine del mio armadietto. E sto usando degli eufemismi, sono certo che tutti gli allievi hanno capito, e anche molti dei presenti. Grazie gemello per quanto mi hai insegnato da queste mura, ieri ed oggi. So bene che la città di Modena e l'Accademia ti vedono partire con rammarico e che non sarà facile succedere. Spero di essere all'altezza. Ti auguro con immutato affetto ogni successo per il tuo prossimo prestigioso incarico presso lo Stato Maggiore dell'Esercito. Viva l'Accademia Militare! Sì, un saluto commosso, però non fatemi ancora commuovere, sì, è stato bello stare qui a Modena a fare questa esperienza in Accademia Militare e cercare di smuovere qualcosa, e ci siamo riusciti, con un pizzico di orgoglio lo dico. Non si può assumere il comando dell'Accademia senza un momento, anzi molti momenti di emozione. Quali sono i suoi obiettivi, cosa si prefigge per questi anni?
Ma intanto una cosa molto semplice, proseguire quanto ha fatto il generale Tota sinora e seguire la sua strada. Lei ha un legame con questa città? Sì, perché ho sposato una modenese, per cui più legato di così non potrei.